Ciao! Allora, un po' di cose da edicola. Da cosa comincio? Vabbè, allora comincio con questo. Ah, sì, ho trovato un'altra bustina di carte vecchie di Earth Gold Soul Silver, Battaglie Trionfali, pagata 4 euro. Cercherò di recuperarne alcune perché... vabbè, qui c'è... Mega... Oddio. E ce l'ho questo in Pokémon Go. Come cacchio si chiama? Tiranitar? Possibile? Boh. Wag. No, aspetta. Agron? Agron o Tiran? No, è Agron questo qua. Credo. Aspetta. Aron? Lyron? Agron. Sì. Questo qua dovrebbe essere Mega Agron o Agron. Poi qua fa vedere Archeo Kyogre X o Kyogre, boh vabbè, e Archeo Groudon X. Wow, qua c'è oddio, come che si chiama? Magmortar, sì, che non mi interessa, quindi apro la bustina. La distruggerò se ci riesco. Che cacchio, non ci sono riuscita. Quella volta che, vabbè. Ok. Qua non c'è neanche. Ah, che bello. Non c'è neanche il codice. Vabbè, allora, uno, due e tre. Che belle queste carte. Ah no. Allora. Magmar Nidorino, si vede, sì. Gemelle, ah sì, che rompiscatole. Pidgey, ah che carino. Bronzor, Illumise o Illumise, Porygon, Cubone, la reverse, che bella, Wailord, è rara. Sì, è pure rara. Bella, bella. E la rara è Ambipom. Vabbè, beh, più bella la... Più bella quasi, anzi senza quasi, la reverse, che pure rara. Vabbè, ok. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Andiamo sulle cose nuove. Tadan! Sì. C'è. Allora, qui c'è il libretto. C'è Magikyi. La giochi, no, giochi preziosi. Ciao. La De Agostini. Non solo ha buttato fuori i pinguini, no, e cos'è che aveva buttato fuori dei Magikyi? Le tartarughe. Che sono uscite adesso in edicola, ma non le ho prese perché non è che mi piacciono più di tanto. Anche lo slime. Cioè, no, anche la De Agostini. Vabbè. Comunque, sembra bello. Allora, qui è un po' una sorpresa perché qua dice che sono degli slime bicolor, però non si vedono. Cioè, nel senso, si capisce. Vabbè. Sono fatti così, vedete? Sembra tipo un cupcake con questa cosa con le stelline. Dentro c'è il glitter, c'è una bustina, c'è no, un contenitore con del glitter. Vedete, bicolor slime più glitter. Magikyi glitter slime. Va bene. Allora, prima di aprirlo ne ho presi due, questo e questo. Vediamo un po' il libricino. Allora, Magikyi Glitter Slime. Va bene. Qui c'è una bambina che pensa: cosa devo fare? Quanto conosci le stelle? Crea il tuo slime super luccicante. Bene. E poi, che caspita, Magikyi Glitter Slime. Benvenuta fra le stelle. Dei quiz. Delle curiosità.
una stella come te, scopri il test, fai il test e scopri qual è la tua stella, bene. Quanto durano le stelle, roba di stelle, quiz delle stelle. Oh, che bello. Credo sia, non vorrei dire una cavolata, però credo sia la Via Lattea, credo, però non sono sicura, potrei anche sbagliare. Foto, stock photo, i stock photo, bene. E dietro c'è cielo stellato, vedete, bello. Comete, stelle cadenti, vabbè. Qua c'è mix agli slime, a paillette e glitter che trovi in ogni barattolo, bene. Collezionano in tutti, slime, glitter e paillette. Wow. Ok, è arrivato lo straordinario Magic Slime. Sei pronta a creare uno slime sempre diverso, super luccicante, si allunga, basta, in tutte le direzioni per creare forme sempre diverse. Collezione di tutti per un divertimento senza fine. Va bene. Magic Glitter, scopri tutti i colori, mixali tra loro e rendilo unico il tuo slime. Aggiungi glitter e paillette. Io non lo farò. Decora con le stelle. Vabbè, qua c'è un cupcake. Ok. E poi... Ah, è vero. Beh, tanto giocherò il codice. Posso anche farvelo vedere, tanto lo giocherò prima di pubblicare questo video. sì, per vincere 6 pad mini 4 da 128 giga. Ok, wifi, fantastico. Sì, non so se sarò così fortunata da vincerlo di nuovo, ma ci proverò. Adesso apro prima questo. Allora, prima vediamo questo. Qui c'è coperchio così, che poi, vabbè, posso anche toglierlo. Come glitter ci sono, che carine, queste paillette a forma di stella, belle. E qui c'è del glitter argentato. Vediamo. Ah, qui c'è dell'altra plastica, che bello. Qua no. Ah, perché l'avevo tolta prima. Ah, no, ecco, appunto, era quella rimasta da... Bene. Ah, ecco, qua vedo, si vede lo slime. Qua è verde, tipo verde smeraldo e giallo. Vediamo se è vero, se riesco a aprirlo. Che caspita, è durissimo. Ma seriously? Cioè, va bene. Ok. Ah no, ok, il coperchio non c'entra niente con il colore dello slime che c'è dentro. Allora, lo slime è, oddio, perché è così, vedete, è diviso in due, non so se si potrà rimuovere, non penso. No, è attaccato, bene. Ok, adesso vediamo di toglierlo uno alla volta e vedere com'è. Questo è giallo, però è giallo. Boh. Oh mio Dio. Oddio, che bello. È un po' colloso, nel senso, non colloso in maniera negativa, è un po' appiccicaticcio. Però va bene. Allora, così, intanto, anzi no, lo metto qui. Che caspita, togliti. Ok, adesso tolgo questo, che è viola. Ah no, è verde. Allora sì, corrisponde. Era l'effetto che dava. Ah, che bello! Il colore del box. Va bene. Pareva di un altro colore. Sì, la consistenza è buona, però è un po' appiccicaticcio. Un po'. Vabbè. Adesso proviamo a mescolarli, vedere che colore viene fuori.
un verde, infatti un'altra tonalità di verde, che bello. Infatti è che lo mescolo off camera perché non è proprio comodissimo con il treppiede. Profuma? Sì, profuma. Profuma un pochino, non so di cosa, però è buono. E tra l'altro, non so se a lavorarlo o oppure perché li ho mischiati, non lo so, ma non è più appiccicoso. Bene, fantastico. Bene, viene fuori questo bel verde così, bello. Mi piace molto. Ok, adesso lo metto. E poi ce n'è, cioè, è tantissimo. Ah, e costa 3,50 euro. Per cui dai, ci sta, ci sta. Ci sta, perché come costo va bene. Adesso lo divido in due compartimenti, così cato non si possa togliere. Basta. Va bene. Bene, adesso questo corrisponde effettivamente, vedete qua è un po' più scuro, però alla fine il barattolo praticamente è più o meno della stessa tonalità dei colori contenuti, quindi sì. Allora, questo è rosa, wow, che bello, bellissimo, meno appiccicoso. E profuma? Sì, profuma come l'altro, non hanno profumi differenti per ogni slime. Intanto questo lo metto qua, così adesso tiro fuori questo viola. Ah, che bel rumore, wow, è bellissimo, è un colore bellissimo, oh mio dio. Guardate, oh che bello, oh mio dio, bellissimo. Qua aspetta che tolgo. Ecco, adesso li mescolo assieme. Intanto le faccio così, ecco, così si vede e per me è facile. C'ho anche un pezzettino di slime. Ah, che bello. Da grande soddisfazione, gradante. Oh mio Dio, come parlo. Beh, è bello anche, bellissimo sto colore. Vedete? Molto bello, molto bello. Poi veramente ce n'è tantissimo. Così, perfetto, chiudo bene così non si sicca. Molto bello, devo dire che mi piace molto. Che caspita, non vuole. Ah, bene, ve lo consiglio. Ok, adesso vediamo questo qua. Ho preso la cartina. Vabbè, vediamo un po' com'è questa. L'ho presa l'altro ieri mentre stavo tornando a casa dal lavoro, sono andata in un'edicola vicino a dove lavoro e lì addirittura, allora di solito dove vado, sono andata a prendere il pinguino, mamma mia è morbidissimo, wow. Aveva una sola scatola, lì ne aveva tre scatole di squishy, di questi squishy qui.
Comunque, vediamo. Wow. Beh, dai, è abbastanza lento. Non è lentissimo come scrivono lì, ma vabbè. Cioè, è lento. Dopo, vabbè. Io non sono molto esperta di squishy, però ho visto alcuni video di NeseTime e anche di altri YouTuber che non seguo, però che ogni tanto li guardo. E ne ho visti anche di più, insomma, anche più slow rising, insomma. Questo qua, sì, dai, ok, è abbastanza. Comunque, molto carino. C'ha questa sfumatura color pesca sotto, il faccina, faccina carina, puccina. Ecco. Lo rimetto qua così, poi. Super soft slow rising. E poi c'hanno quel buon profumo di tipo biscotto, roba da mangiare, che mi fa venire una fame, che non vi dico. Ah, e in più c'era anche una specie di fiocco. Vabbè. Comunque, l'ultimo, questo sì, da edicola, perché l'ho preso in un'altra edicola. Pagato sempre 16,90. Allora, qui c'è il. Qua c'è il Pick Me Pop. Qua c'è l'altro Pick Me Pop. Sentiamo un po'. Sì, sembra, non lo so, qualcosa di frutta. Boh. Allora, vediamo un po' di. Non guardare. Ok. Allora, qui c'è. La checklist. Allora, potrebbe essere blueberry, boh, o Fruit Paradise, che poi qua l'hanno tradotto frutto della passione, ma è, boh, paradiso di frutti sarà tipo. Sì, qua c'è più frutta, non è solo uno. Non è grape. Forse raspberry? No, perché. No, perché c'era il cane, quello grande, che era raspberry, cioè lampone, e aveva un odore molto più acidulo. Per cui, boh, potrebbe essere o blueberry o frutto della passione. Qui c'è il cordino, che ormai li ho già tutti, quindi è infatti questo è un doppione blu, che è quello, no. Ho usato quello giallo. Vabbè. Fa sempre comodo averne uno. Adesso apro questo, così vediamo che animaletto c'è. C'è un cane. Oh no, no, cavolo. Ce l'ho già. Già. Ce l'ho già. Ce l'ho già. Quindi vuol dire che è. Ah no. Era. Aspetta. Però che strano. Ah no, ecco qua, esatto. Sì, il cane Pici. Beh, però sono uno raro e uno è ultra raro. Sì, però ce li ho già. Oh, era. Devo ricordarmelo. Infatti. Oh, che carino. Però. Che buono. Però. Ce l'ho già. Ah, esatto. Il coniglietto, esattamente. Ce l'ho già. Vabbè, vabbè. Che buono. Bellissimo, però. Vabbè, li scambierò. Li scambierò almeno. Aspetta. Mi sembra di averli già. Dovrò controllare perché non mi ricordo. Vabbè, vabbè. Vabbè, qua poi c'è.
No, sì, esatto. L'etichetta, insomma, il... Sì, ma mi sembra di averli già. Folli the Bunny e Peachy the Dog. Devo ricordarmi questo profumo. Comunque, così, vabbè, peccato, peccato che fossero doppioni. Sì, devo imparare a capire meglio il profumo. Già. Ok, allora alla prossima. Ciao!